Quella volta Riccione è all'interno del cinema per tre generazioni. Parliamo di cinema a Riccione della famiglia Giometti. Massimiliano, intanto raccontaci un po', a partire dal tuo nonno. Sì, a partire da mio nonno Gino, che in queste zone, soprattutto nelle colonie e poi dopo con le arene cinema all'aperto, ha cominciato a proiettare film per rallegrare, insomma, divertire le famiglie che erano qua in vacanza o per allettare i bambini che erano nelle colonie, che quindi vivevano queste vacanze particolari insieme a tanti altri bambini, con tanti aneddoti del tempo, per poi dopo essere trasformato. In realtà, perché il cinema è divertimento, è finzione, magia, che divertimento, e quello forse divertiva anche mio nonno, per quello gli ha dato tanto entusiasmo. Prima faceva il burattinaio, mi raccontava mia nonna, quindi lo spettacolo è sempre stato la sua indole, anche se per vivere faceva il camionista, ha fatto anche tanti altri lavori. Il cinema è partito come divertimento per poi trasformarsi in una professione. Quindi colonie, poi arene, cinema all'aperto, il primo cinema coperto per te, Galleria San Giovanni Manignano, e poi dopo la continuità passate sui due figli, Giovanni, appunto mio padre, e Salvatore, suo fratello, mio zio. Quindi cinema che mi ha visto, insomma, come terza generazione, proprio io sono nato a Riccione. E quindi adesso siamo a Riccione, una multisala che non esisteva fino a pochi anni fa, però mi ha visto protagonista anche del cinema a Riccione, in un'arena, l'ultima arena che è rimasta aperta a Riccione, l'Arena Stani, Viale Dante. L'ultima perché purtroppo con i costi di gestione di un'arena, naturalmente, e con gli afflussi sempre più calmierati, insomma, era difficile gestirla. Pensa che abbiamo aperto per 40 giorni e quella volta, anche adesso, una volta la tassa dell'immondizia, adesso è un altro nome più tecnico, però si pagava in base ai metri quadri e c'era una tariffa diversa dalla, sotto la ferrovia che sotto la ferrovia, diciamo, sia per le affissioni ma anche per le imposte. Quindi noi per 40 giorni di proiezione per un cinema pagavamo 4 milioni di lire di immondizia. Quindi era impensabile, naturalmente, anche perché non generavamo tutta quell'immondizia lì. Noi facevamo un mucchio di biglietti, qualche patatina e magari l'ortolano davanti riempiva quattro cassonetti e pagava 100.000 lire. Comunque, detto questo, Riccione ci è rimasta sempre nel cuore. La multisala di Riccione, oltre alle altre che abbiamo aperto prima, è stata una casualità. Infatti è stata aperta da un'altra società in gestione, all'inizio una società di Roma, per poi passare sotto la nostra guida. In quel momento avevamo anche un altro, mio padre aveva un socio di Rimini, e insieme al cinema Le Befane di Rimini hanno acquisito anche questa qua. Acquisito anche questa qua, ci è stato richiesto, noi abbiamo accettato perché è il nostro lavoro, l'abbiamo dovuta cambiare totalmente, perché questa multisala era famosa per la scomodità. C'erano le poltrone con uno schienale talmente dritto che si cadeva in avanti. Quindi è stata un'operazione, a parte dopo il make-up generale, anche degli arredi, nell'accoglienza, prima era tutto scuro, adesso è tutto, come vedi, legato a legno, colori chiari, anche anomalo per un cinema, però un po' più elegante, un po' un salotto, come il salotto qua del centro di Riccione chiamano. E quindi facendo questo make-up siamo dovuti partire da una situazione, io dico sempre, di solito quando si apre un'attività si parte da zero. Noi siamo partiti da meno 5, perché c'era appunto questa pubblicità negativa, diceva che la gente parlava che come Cinepalace fosse scomodo, e quindi già la direzione era precedente di andare alle Befane, quindi il fulcro era sempre quello lì a Rimini, la notte dei tempi, anche io da cattolica andavo al cinema a Rimini perché c'era più scelta. Questo è il motivo che ha fatto ancora di più vagliare la gente, andare la gente a Rimini. Quindi noi con questo lavoro, cambiare le poltrone, cambiare lo stile del cinema e soprattutto, e questo è interessante, cambiare la programmazione del cinema, perché questa è una multisala molto particolare come programmazione, è una multisala, io mi piace chiamarla culturale, non commerciale, è una multisala dove si fanno il cinema d'autore, si fanno le rassegne, si fanno documentari, c'è un pubblico affezionato che gradisce questo lato culturale della multisala, che non è vero che non si può fare cultura e
in una multisala, sono dicerie, sono Luoghi comuni. luoghi comuni, bravissimi, luoghi comuni. Qua ne facciamo parecchi, viene anche apprezzato. Non a caso qui abbiamo fatto più di un record nazionale con le opere liriche, la prima della Scala, in diretta con il Royal Opera House, diretta da Londra, con anche documentari, perché la rassegna della grande arte. Quindi si è cercato sempre, insomma, di dare un prodotto alternativo a quello che è il commerciale, anche se poi dopo il commerciale serve, perché è anche quello che fa, insomma, guadagnare, pagare, insomma, andare avanti nel lavoro. Però è una multisala in centro che secondo me può funzionare, funziona anche d'estate, non può funzionare, a prescindere dalle arene che adesso stiamo riscoprendo, perché da 10 anni a questa parte gestiamo anche l'arena Cinema Giardini in paese, e quindi di cui Quindi sono c'è molto contento. È stato un proiezione. ritorno al passato per me fondamentale, insomma, io stavo nell'arena con mio nonno all'inizio, quindi tornare al cinema all'aperto per me è sempre un'emozione particolare. E beh sì, il cinema sotto le Eh stelle. sì, il Quindi cinema c'è una è magia unico, anche particolare. se si perde quell'aspetto qualitativo, diciamo, che adesso offrono il cinema, no? Con proiettori digitali, 4K, Dolby Surround, però un film visto all'aperto ha sempre un fascino particolare. La cultura è importante, il cinema è cultura, quindi il riccianese quanto ama il cinema nel tempo, come è cambiato, se è cambiato? Molto, secondo me Riccianese risponde bene anche a questa tipologia di multisala. Noi abbiamo sperimentato e penso di aver sperimentato a ragion veduta, c'è la richiesta di queste cose qui. Quello che si è fatto è stato un lavoro di fidelizzazione importante, perché consideriamo che Riccione ha 35.000-36.000 abitanti, e questa è una multisala che quando noi l'abbiamo presa faceva circa 80.000 presenze all'anno, adesso ne fa più di 140.000, quindi vuol dire che vengono circa 5 volte ciascuno. Se qualcuno sta male lo sappiamo, insomma, sono sempre quelli i clienti. Però no, non è vero che sono sempre quelli, vengono anche da paesi limitrofi, da cattolica. Addirittura la soddisfazione più grande, e questo mi piace dirlo perché molte volte nel nostro lavoro è importante fare tutti i mestieri, come in tutti i lavori, no? Quindi io quando c'è molta affluenza mi metto a strappare i biglietti insieme ai miei dipendenti. E lì sì. Il lavoro della maschera è più importante che c'è nel cinema, che se ne dica, non la cassiera, non il barista, non il direttore, ma è la maschera, perché la maschera accompagna il fruitore dall'inizio fino alla fine del film, fino all'uscita. E lì si capisce tutto. Si capisce quando un cliente viene da Rimini perché ci si parla, e allora per me è una soddisfazione enorme fare questa controtendenza di tragitto. E poi soprattutto si capisce anche quando un cliente è nuovo, perché quando ti chiedono dov'è il bagno, lo dico al cliente nuovo, io sono molto felice di questo. Questo non accade però nei cinema, diciamo, quelli diversi rispetto a questo. Questo è un cinema indipendente, perché Questo, noi voi. Perché siamo una catena indipendente. le maschere credo che stiano, come dire, in via di estinzione, cioè fuori non c'è più la figura. Io mi ricordo da Sì, piccola. la reale maschera, quello che è con la pila, che andava in sala a accompagnare, non Esatto. c'è più. Naturalmente la tecnologia si è evoluta. Mio nonno, se vedesse un cinema tedesco con tutti quei computer, diventerebbe matto, insomma, non esisteva. C'erano i biglietti a mano che faceva mio nonno, sua moglie, e lui girava davanti al cielo dicendo: "Mai visto un film così bello?" per fare la pubblicità al secondo spettacolo, insomma. Quindi per richiamare la gente, era l'inizio del marketing applicato. E certo, quindi la maschera diventa come una sorta di La PR. salta, la maschera è un PR, se è una brava maschera è un ottimo PR, perché non è tanto da dire come il film. Ad esempio, mia nonna chiedeva a mio nonno: "Gino, ma se mi chiedono come il film, cosa gli devo dire?" Perché lei non lo vedeva. E lui gli rispondeva: "Digli che è da vedere." Certo. Così non rispondi, però rispondi, insomma. E la maschera sta lì per dare informazioni, insomma. Quando le gente chiedono, hanno bisogno della tua retta, hanno bisogno di un qualcosa, hanno bisogno di un'occorrenza, anche per quello è importante che ci sia del personale pronto Qualificato e qualificato, sì. E qualificato e poi comunque che io, assista, no, il film. esatto, poi la tecnologia, se non è accompagnata ancora dalla figura umana, io non vedo tutta questa. Adesso purtroppo ci dovremmo abituare, perché il mondo è cambiato, cambierà anche nel cinema. Infatti si parla solo di acquisto online, o perlomeno di favorire l'acquisto online, che già qui c'è. C'è già la possibilità di acquistare online, di fare degli abbonamenti, proprio
il discorso della familiarizzazione. Però pensiamo che noi dobbiamo accontentare, proprio perché siamo in posti piccoli, in paesi piccoli, dobbiamo accontentare una forbice di clientela molto ampia. Non ci possiamo accontentare che vengano solo quelli della doppia M, come dice mio padre, dal motorino alla moglie. Devono venire anche gli anziani, devono venire i piccolini con le famiglie, e quindi abituare tutta una nicchia di persone, soprattutto quelle più adulte, ad utilizzare la tecnologia, che non sono avvezzi, insomma, non è un andare avanti, un tornare indietro. Noi dobbiamo permettere a tutti che il cinema sia accessibile, e per farlo deve essere facile. Quindi la cassiera che ti dice un consiglio, la maschera che ti accompagna, noi stessi lì, insomma, noi siamo molto partecipi dell'attività, quindi nel cinema ci stiamo, a differenza dei grandi gruppi che naturalmente esatto, hanno moltitudine, non potrebbero fare il lavoro che facciamo noi. Comunque la conduzione familiare un po' è rappresentativa di Riccione, perché Riccione nasce in questo modo, nasce con le famiglie che appunto da zero, e questo è un denominatore che è come se vi mettesse poi tutti sullo stesso piano, cioè questo secondo me imprinting deve rimanere, il rapporto umano. Secondo me è la forza dell'Italia, le imprese familiari sono la forza dell'Italia, della Romagna, qui ci sono tante famiglie di albergatori che sono nati da genitori, da nonni albergatori, ha portato avanti la tradizione, più che meno. Noi l'abbiamo fatto in un settore che è un po' particolare, un po' più di nicchia, però l'abbiamo fatto in un modo, anzi, di la verità ci siamo spostati per primi nelle Marche, infatti la maggior parte delle multisale l'abbiamo nelle Marche vicino, perché c'era più terreno fertile, quindi c'era meno concorrenza, ecco. Quindi questo è veramente dovuto, è stata l'intuizione di mio padre, di Giovanni, che ha pensato in tempi non sospetti di aprire questa scelta di multisala di cinema per più gusti, perché le multisale sono nate per quello lì, perché se c'era una famiglia o una coppia dove la moglie non voleva andare a vedere un film e il marito voleva andare a vedere un altro, si dividevano e guardavano due film diversi. E poi dopo noi gli abbiamo dato una mano, io e i miei fratelli, per fare ognuno nel suo campo, insomma. Comunque riuscite, diciamo, a tirar fuori quello che è il, diciamo, guadagno sostanzialmente per famiglie che oggi tutto sommato sarebbe impossibile, quasi incredibile, poter parlare di mettere su un cinema ex novo, cioè è da pazzi, perché in realtà adesso sì, guadagno, adesso noi guadagno è una parola grossa, soprattutto nel futuro non sappiamo com'è. Gli investimenti che abbiamo fatto, li abbiamo fatti grazie anche, insomma, agli istituti di credito che hanno creduto nella nostra operazione e che abbiamo onorato. Naturalmente noi abbiamo la fortuna di muovere denaro e quindi di movimentare la cassa. Le marginalità nel cinema non sono così alte se si pensa solo ai biglietti. Infatti l'economia del cinema è un po' particolare, perché i film noi li paghiamo circa il 50%, quindi l'incasso, se si incassa 1000, faccio un esempio, a noi rimane 500, con i 500 che rimangono dobbiamo pagare le spese, i dipendenti e tutto. Quello che fa marginalità sono le attività accessorie, in questo caso, in molti casi bar o altre attività che sono sinergiche al cinema, negozi di gadget e via dicendo. Però quando sei mosso da una passione, tutto quello che guadagni, o maggior parte di quello che guadagni, reinvesti nella tua attività, poi dopo i risultati sono questi. Quindi noi ci siamo mossi sempre con un passo lungo quanto la gamba, e delle volte anche un po' più lungo, però siamo sempre riusciti a rimanere in linea, anche perché la forza della famiglia è quella lì, perché ci si scontra spesso, però anche dopo lo scontro, dopo 10 minuti, ognuno è sui propri posti. E la famiglia dovrebbe essere proprio questo, è vero? Sì. Quindi scontrarsi per poi ritrovare la pace e l'accordo per andare avanti. Sì. La Romagna poi, appunto, come dicevo prima, si basa su questa forza che è quella familiare. Un aneddoto relativo alla famiglia, al nonno, al tuo essere bambino all'interno di questa famiglia sui generis, perché insomma diventa sempre più raro poter avere la possibilità di intervistare
generazionale, chi viene da un trascorso familiare addirittura a tre generazioni. Quindi cos'è a Massimiliano bambino che ha catturato, visto che hai parlato di vocazione e passione, continuare su questa linea, al di là del guadagno, perché oggi purtroppo di guadagno si può parlare relativamente. Sì, Quindi rimane la passione e la vocazione. la passione sì che ti viene trasmessa da mio padre, prima ancora dal padre di mio padre, da mio nonno, perché io ero proprio piccolino, avevo 6 anni e lui mi portava, quando uno ha 6 anni, va la prima volta al cinema, anche qua, io sono andato anche prima, perché sono nato dentro un cinema, e arrivi davanti a questo mega schermo, naturalmente entri nel mondo. In un mondo diverso, poi quella volta andavano i film western, quando ero piccolino, i film di Buster Keaton, insomma, gli spaghetti italiani, quindi voglio dire, era un mondo Era una completamente diverso, magia. però mi faceva partecipare, non era solo lo schermo, per me dopo diventava di più, per i miei amici quando guardavano i film insieme era lo schermo che già ti ammaliava, poi dopo per me diventava invece dietro le quinte, la cabina di proiezione, vedere mio nonno che mi metteva sopra uno sgabello perché lui andava di sotto a strappare i biglietti e doveva far partire il film, io stavo di sopra sul proiettore, sul sgabello perché non ci arrivavo a regolare i carboni della macchina di proiezione. Poi io andavo in giro con lui a attaccare i manifesti, mi ricordo che andavamo sempre più tardi di notte con il motorino, avevamo fatto una cassetta con tutti i disegni, Paperino, Topolino, così per mettermi me, con i manifesti alla colla, andavamo in giro sempre più tardi di notte perché quando dovevamo attaccare i nostri manifesti dovevamo strappare quelli della concorrenza, quindi chi andava più tardi strappava, quindi tutte cose, queste veramente trasmettono passione, cioè vivere, poi con tutte le difficoltà del caso, perché mio nonno quando costruì quel cinema lì si indebitò molto, i film non arrivavano perché prima i film avevano un percorso diverso da adesso, adesso c'è una contemporaneità, prima uscivano a Bologna, Capoluogo, poi a Rimini, poi a Riccione, poi Cattolica, arrivavano da noi a San Giovanni che erano in terza visione della televisione. Quindi questa cosa qui l'ha fatto talmente soffrire che è morto di crepacuore dentro il cinema, seduto dentro il cinema proprio. Addirittura, Sì, esatto. Questo però cioè ha ha dato la messo proprio la forza vita, tutta la sua vita. tutta la vita, sì. Però ha dato la forza ai suoi figli di farsi coraggio e di andare a prendere quei cinema e quei film che prima non gli davano comprando cinema. Perché più cinema avevi, più potenziale, più potere d'acquisto avevi. Anche le multisale sono andate per quel motivo lì, perché noi abbiamo presidiato il territorio dove sennò sarebbero venute altre società, magari multinazionali, che poi sono venute e quindi ci siamo, diciamo, appropriati, abbiamo segnato il territorio come fanno gli animali di solito, però facendo degli investimenti importanti, investimenti che ci vedono tutti impegnati dalla mattina alla sera. Io delle volte ho dei conoscenti che mi dicono, ma te vai lì alla sera alle 8 apri il cinema, fai due spettacoli, prendi i soldi, vai a casa e sei contento. Magari fosse così. Il lavoro del cinema parte la mattina e finisce la notte, quindi le ore sono parecchie, però quando fai quello che ti piace, pesano di meno. Esatto, è vero. Comunque magia, grande Sì. magia, il grande schermo ha sempre coinvolto piccini e grandi. Sì. Oggi, e purtroppo in questo periodo, auguriamoci per sempre passato, e cioè quello che ci ha visto reclusi in casa, ebbene, se non fosse stato per il cinema, e cioè i film e tutto quello che è l'intrattenimento, ebbene, sarebbe stato più difficile trascorrere tutte quelle ore in casa. Quindi gli artisti, gli attori dovrebbero veramente essere riconosciuti ancora di più, e soprattutto l'ambiente del cinema che rende quella magia, che però avendo la possibilità a casa con i vari circuiti, ecco, tipo Netflix, Certo, eccetera, certo. eccetera, quanto viene penalizzato questo ambiente? Eh sì, purtroppo questa problematica ci ha avvolto tutti, chi più che meno. Noi personalmente, insomma, siamo stati uno dei primi settori a chiudere con il lockdown ormai da 23 febbraio, 24 febbraio, e sembra adesso che vogliono farci riaprire, però in un periodo che solitamente il cinema è un trend negativo, naturalmente d'estate. Pensiamo poi che dopo 3 mesi di lockdown uno si deve richiudere dentro il cinema, senza i film è proprio il colmo assurdo. E le televisioni in questo momento hanno aiutato, le piattaforme anche se io personalmente non credo che siano
quando lo sono obbligatoriamente un'alternativa al cinema, sì. Però quando ci saranno i cinema riaperti, voglio vedere, insomma, chi è che preferisce guardarlo alla piattaforma che andare al cinema, perché ci sono molte differenze. Una, naturalmente, è il campo visivo, quello del cinema, dello schermo, del buio intorno, a casa hai mille distrazioni. L'altro, quello più grande, è quello della condivisione di emozioni, perché tu, se hai un'emozione da solo, è una cosa, se ce l'hai condivisa è molto di più. Quindi potersi scambiare una risata, commuoversi o arrabbiarsi in un film o entusiasmarsi per una scena d'azione e parlarne con chi esce dalla sala insieme a te, secondo me è impagabile, non si può trovare in un'altra dimensione. Assolutamente, ma infatti questo imporre il distanziamento sociale chiaramente penalizza tutto quell'ambito che è emozionale e credo che dovremmo fare una resistenza da questo punto di vista perché in realtà non si può assolutamente perdere di vista le emozioni. Le emozioni sono fatte di condivisione. E poi per noi romagnoli è proprio una fatica, non abbracciarsi, non baciarsi, insomma. L'accudimento in ogni settore, quello alberghiero, quello turistico, anche quello del cinema, per noi è fondamentale. Una stretta di mano, per come siamo fatti noi qua in Romagna, è proprio una violenza non potersi stringere la mano o abbracciarsi. Noi lo facciamo anche con una persona appena conosciuta, voglio dire, ma non per mancanza di rispetto, proprio perché siamo così. E E questa beh, cosa pesa tanto, insomma. il principio dell'accoglienza. Sì. All'interno di una sala cinematografica, comunque è vero, una risata, una commozione, cioè si crea proprio un ambiente tale per cui poi alla fine molto spesso capita di applaudire al film. Succede anche quello dà uno slancio in più, ma io ci sono tanti aneddoti riguardo a questo qui. Io ho visto gente che aveva visto, che mi parlavano di aver visto un film alla televisione o l'hanno visto al cinema, lo stesso film, hanno completamente emozioni diverse. E nel cinema, parliamo del cinepanettone, cinepanettone visto a casa fai fatica a ridere, insomma. Invece qua quando è già trascinante, Esatto. poi magari a casa ci si vergogna un po' di più anche di farsi prendere delle emozioni, no? È più difficile che esca magari da un uomo una lacrima. Al cinema invece magari qualcuno se la fa uscire perché si è avvolto dal buio, quindi non ti vedono. Esatto, cioè c'è proprio questa particolarità. In effetti c'è anche intimità all'interno del cinema, cioè tu puoi commuoverti, sai che nessuno ti vede, cioè sei avvolto nel buio. Quindi Esatto, sì. anche questo è qualcosa di unico che ovviamente il cinema, per quello che siamo abituati a vedere, a vivere, è questo. Il cinema, quindi i registi, sono sempre stati precursori. Noi abbiamo imparato attraverso i film e molto spesso addirittura ci rendiamo conto che è come se ci fosse una magia intorno all'essere regista, al creare qualcosa che poi stranamente lo rivediamo nella realtà. Quindi oggi noi stiamo vivendo un momento che quasi sembra incredibile, la realtà, la Come una serie di un fantasia, film. esatto. Tra l'altro, proprio poco tempo fa si è visto in TV Contagion che ha spiegato praticamente come se fosse oggi, ma in realtà era stato girato addirittura 10 anni fa. L'importanza del cinema per le generazioni, i ragazzi, quanto possono apprendere e quindi crescere attraverso la magia del cinema. Molto, molto, ma senza parlare di didattica, proprio sono esperienze di vita, esperienze proprio. Abbiamo la fortuna in Italia, avevamo già del neorealismo, insomma, dei registi bravissimi. Abbiamo dei mestieranti in Italia che ci invidiano in tutto il mondo, non a caso anche nei film girati a Hollywood si vedono un sacco di maestranze, dei titoli di coda italiani, no? Io penso che un buon film aiuti tutti, adulti e anche ragazzi, a crescere una propria crescita personale. Poi ci sono film migliori, film peggiori, bisogna vedere quello che noi estraiamo da quel film, perché un film può dare un risvolto diverso anche interpersonale, che è quello bello,
che l'interpretazione soggettiva di un film, poterne parlare, è quello bello, scambiarsi l'opinione di un film. Anche tra ragazzi, noi facciamo molto, molte collaborazioni con gli istituti didattici, insomma, con le scuole, così i professori, chi ci aiuta di più, chi meno. E quando vengono i ragazzi a vedere un film, magari abbiamo la presenza di un regista, o di un attore, o di un altro attrezzista, sceneggiatori, quelli che fanno gli effetti, scenografi, insomma ce ne sarebbe da dire tanti. Quello che noto è la bellezza di un ragazzo che fa una domanda per sapere, per conoscere. Molte volte gli adulti tendono un po' a raccontarsi quando fanno la domanda, no? Cioè non è più mai proprio una vera domanda, ma è un commento, diciamo, perché si fanno emozionare magari da quello che hanno visto, vogliono dire la sua, parlano di un'esperienza che magari un ragazzo non può avere. Ma quando ci sono i ragazzi, quindi abbiamo avuto di situazioni, soprattutto, vabbè, ci sono avuti tanti, non li dico per non togliere rispetto a uno o un altro, però dei laboratori con registi, qualcuno che è premio Oscar, che ho avuto la fortuna di ospitare, hanno fatto sì di vedere questo fatto che a me mi ha emozionato, vedere un ragazzo chiedere un premio Oscar, ma raccontami un aneddoto del primo Oscar, raccontami perché hai fatto con l'inquadratura, per me non ha prezzo. Poter mettere, perché lo faceva per sapere, per conoscere. Prescinde che gli piaccia quel mestiere o no, perché tanto penso che da piccoli tutti abbiamo un'idea, vorrei fare l'attore, vorrei fare regista, no? Poi dopo magari non tutti riescono a farlo, perché abbiamo bisogno anche dei fornai, dei pesci vendoli, dei macellai, dei cinematografari. Però l'immaginario deve essere quello lì, e quindi quando fai una domanda per sapere e riesci ad avere una risposta, abbiamo chiuso il cerchio. Beh, teatro e cinema sono altamente formativi per un bambino, infatti in America si punta molto. Quanto secondo te in Italia si investe per questo tipo di formazione, proprio a cominciare dalla tenera età? Perché in realtà è il cinema, la costruzione di un film e come mettere in scena la vita stessa, quindi è fondamentale per formare un bambino, perché io credo che sia molto importante, forse parlo per deformazione professionale in quanto sono una scenografa, però in realtà il ragazzino può imparare tanto proprio grazie all'aiuto di registi, di chi veramente può far fare esperienza. E quanto si investe? Di teatranti anche, ma si investe, devo dire una cosa, che rispetto anche a 20 anni fa, insomma quando andavo, anche 30, andavo a scuola io, il metodo di insegnamento è cambiato. Adesso vedo i miei figli, fanno scuola di teatro, fanno, ecco, una cosa fondamentale, fanno le lingue, perché noi non possiamo esimerci dal comprendere che la lingua inglese, le lingue straniere siano un mezzo indispensabile per lavorare nel mondo del futuro, indispensabile. Quindi se noi andiamo in altri paesi anche europei, Germania, Francia, così, soprattutto i paesi nordici, già da piccoli tutti parlano l'inglese, non diciamo non perfetto, ma molto alto di livello. E questo dipende anche dalla televisione, perché il primo mezzo visivo che abbiamo a casa quando nasciamo è la televisione. Lascia stare il mio caso, perché sono andato prima nel cinema che la televisione. Però la televisione all'estero, ad esempio, si guarda in lingua originale e con i sottotitoli. Quindi non solo impari la grammatica, ma impari anche la pronuncia, perché il tuo orecchio si abitua. Da noi, negli ultimi anni, mio figlio, ad esempio, ha 11 anni adesso, fa la prima media, ma dall'asilo che impara l'inglese, con le nozioni base. Però non ascoltando, non guardando i programmi in lingua originale, fa sempre più fatica. E qua vedo che noto, quando abbiamo fatto le rassegne di film in lingua originale, che sono molto apprezzate, però non da tutti. Le persone un po' più adulte, con i sottotitoli, non si abituano. E io invece le tengo importanti. Noi facciamo un sabato pomeriggio per i ragazzi con i film in inglese, scelto in accordo con gli insegnanti. Questo è un discorso che secondo me è se dobbiamo fare un investimento, io investirei molto in questo qua, sulla forza delle immagini in lingua originale, perché è anche quello l'insegnamento. Assolutamente sì, è un trade union con quello che è tutto il resto del mondo, è fondamentale. Certo. E,
Quest'estate si prevede quindi, come dire, dopo anni, l'apertura dell'arena. Quando sì, è previsto lo start? Sì, no, di la verità l'arena in paese ormai la gestiamo noi da 10 anni, già c'era anche prima una tradizione. Noi l'abbiamo portata un po' su un livello, diciamo, un po' più curato, perché naturalmente prima erano delle persone che si sono messe insieme con molta fatica e creavano una scena cinematografica. Per noi il nostro mestiere, non dico che sia facile, però insomma abbiamo più contatti con i distributori così e esportiamo la nostra esperienza dal chiuso all'aperto, pur mantenendo il cinema aperto. Quest'estate, soprattutto a Riccione, ma anche in altre località, si vuole pensare in grande con il cinema e addirittura farne 2 di arene. Quindi una per il paese e una in centro. Un'arena però vista un po' più, vorrei chiamarla social, ma adesso il termine può essere mal interpretato. Social perché è un'arena gestita con tutti i crismi purtroppo di questa contingentazione che è dovuta a tutto, quindi afflussi, deflussi, ingressi, congiunti, non congiunti, clan familiare, amici, quindi tutta selezionata, tutta ben organizzata anche in base ai sistemi che usiamo, però è un'arena che oltre a offrire cinema può offrire altri tipi di spettacoli, usufruendo naturalmente sempre della contingentazione, insomma, programmatica che abbiamo noi nel cinema. E quindi speriamo di avere dei contenuti, qualche distributore ha detto che ci aiuteranno, qualche film uscirà, e faremo in collaborazione queste arene anche con Davide Donatello, quindi ci saranno delle proiezioni di tutti i film candidati e dei vincitori a Davide Donatello, con delle chicche che l'altro giorno la Presidente dell'Associazione Davide Donatello, della Fondazione Piero de Tassis ha già detto, ci sarà qualche inedito da vedere, speriamo insomma che sia il proseguo di un'attività, anche perché il cinema d'estate per me è propedeutico al cinema d'inverno, la clientela varia poco, l'80-85% è sempre quella che frequenta il cinema d'inverno, ma anche se magari un film l'ha già visto, teniamo il discorso della condivisione, mi piace vederlo all'aperto con altre persone magari e vederlo in un altro contesto, però propedeutico è l'apertura del cinema d'inverno. Assolutamente, e comunque molto importante è il dialogo con il regista, con quelle figure che appunto con il pubblico poi vanno a creare quell'interazione fondamentale, perché il dialogo è importante, il capire diciamo come nasce la creatura film e soprattutto cosa si vuole trasmettere attraverso quella pellicola, attraverso quella recitazione, perché poi sulla recitazione ci sarebbe molto da dire. Certo, beh, ognuno di noi quando guarda un film si fa l'idea, no? Magari sul finale, secondo me voleva dire così, no? Secondo me aveva un altro significato, ma perché è stato girato così, ma perché è stato girato lì, ma perché quell'attore è stato scelto quello. Io ad esempio personalmente pensavo che se invece di DiCaprio in Titanic ci fosse stato Brad Pitt avrebbe lavorato di più, ma sbagliavo, perché più di così non poteva lavorare. Quindi anche tutte queste curiosità, i backstage, gli aneddoti del fuoriscena, sono cose che fortunatamente, grazie anche lì c'è stato molto impegno di convincere talent e case di distribuzione, agenzie, a farli venire in provincia, perché fondamentalmente purtroppo non siamo una grande città conosciuta sì, ma non Milano e Roma, ecco, dove gira il mondo del cinema. Quindi farle venire qua oltre Alpe, diciamo oltre Appennino, che è sempre facile anche con i collegamenti, è stata una cosa molto apprezzata dal pubblico. Infatti negli incontri con i registi, con gli interpreti, hanno avuto sempre molto successo, perché in quei 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, dipende dalla disponibilità dell'ospite e anche del pubblico, di rimanere ad ascoltare magari una serata infrasettimanale durante il cinema d'autore che è lunedì e martedì d'inverno, ti permette di rispondere a quelle domande che magari ti sei fatto guardando il film e avendo lì l'interprete o il creatore di questa cosa, non c'è di meglio, insomma.
Assolutamente, è proprio la giusta continuazione, quindi che dire, viva il cinema in tutte le Sì, sue speriamo. mille. Speriamo Sì. di ripartire più forte di prima. Sì, ma così deve essere. Secondo me bisogna comunque essere sempre positivi e Sì. propositivi e magari, perché no, forse tutto il periodo che ci ha visto reclusi darà quello sprone in più per riacquisire quella voglia di stare ancora insieme, al di là di tutto quello che comunque viene imposto. Bisogna analizzare meglio e forse ritrovarsi per poter poi continuare in un modo anche più appassionato, perché in effetti ci è mancato molto tutto. Di apprezzare ancora di più quello che sono. Perché prima sembravano piccole cose, no? Andare a uscire Si per il davano per cinema. Adesso scontate, no? forse si dà Forse più importanza a quelle 2 ore che si possono passare eh sì, insieme ad perché altra gente in sicurezza. esatto, perché accade così, l'essere umano quando ha tutto e troppo a disposizione forse Non tende apprezza. a non apprezzare. Quando invece viene tolto, allora forse ecco, c'è più un momento di analisi e di riflessione e quindi credo, ecco perché la speranza deve essere quella di tornare più forti di prima, sicuramente. Esatto. Grazie Massimiliano per la disponibilità e ci vediamo su quella volta Riccione. Grazie a te.